Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Da alcuni giorni si susseguono su tutta l'Italia belle giornate autunnali, grazie alla protezione dell'alta pressione. Nei prossimi giorni giungeranno correnti più umide e instabili atlantiche, che indeboliranno l'anticiclone, generando precipitazioni sparse a partire dal nord Italia. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre due regioni, per martedì 1 novembre. Al mattino, freddo nell'entroterra, ma cieli soleggiati ovunque. Il resto della giornata proseguirà con cieli sereni su tutti i settori di Puglia e Basilicata. Qualche nube più innocua potrà transitare sulle aree più interne della Basilicata durante il pomeriggio. Cieli stellati durante le ore serali e notturne. Le temperature subiranno un ulteriore calo nei valori minimi e stazionare nei valori massimi. Al mattino soffieranno ancora venti di maestrale di moderata intensità, sul Salento ma in attivazione durante la giornata. I mari, canale d'Otranto mosso, lo Ionio e l'Adriatico da calmi o poco mossi. Oggi per la consueta rubrica La foto del giorno ringraziamo il nostro telespettatore Rocco Rizzo, che ci invia questa bellissima foto della Vora del Guercio, nei pressi di Scorrano, Lecce. Essa geologicamente rappresenta una depressione carsica, la quale sul fondo presenta un inghiottitoio naturale che permette alle acque superficiali di essere convogliate nel sottosuolo. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleaquila, oppure le email che le vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.